Madonna ragazzi, questo è uno dei salumi più buoni che abbia mai assaggiato in vita mia. E pensate, non ha un nome. Tocca dargli un nome. Però sta storia ragazzi ve la devo raccontare all'inizio, perché è troppo saporita. Mortaccio, quanto è buono. È arrivata la colazione, cappuccino e cornetto, vai. Il latte come lo vuoi? A lunga digeribilità? Scremato? Amici di Bracciami Ancora, lui è Pippo, 400 kg di cinta senese, in tutto e per tutto è un beato porco, perché le sue giornate trascorrono tra ricche mangiate, ricche bevute e sollazzamenti e divertimenti con le maialine. Però ragazzi, vi devo dire dove sto, vi devo presentare il proprietario di questo posto, perché oggi la storia ragazzi è mostruosamente saporita e ha come protagonisti loro, i maiali. Pippo lo vedo impegnato, non è tanto incline alle chiacchiere quando fa colazione, ma vi presento allora i proprietari qua della fattoria. Vincenzo, ciao Vincenzo, grazie dell'ospitalità. E abbiamo questo signore che oggi ci fa compagnia tutto il giorno. Ciao. Manuela Vagliano, dressiere, macellaio trattino Norcino. Sì. Ragazzi, noi siamo a Sabaudia. Sabaudia è una ridente cittadina dalle parti di Latina, nella diciamo porzione meridionale del Lazio. E oggi agropontino pieno, ok? E oggi ragazzi il video sarà mostruosamente saporito, perché tu lavori il maiale e non solo, in tutto e per tutto. Tra l'altro sei pure uno dei pochi autorizzato alla cottura del cinghiale. Cinghiale vivo. E allevi i cinghiali. Noi abbiamo anche cinghiali. Allora direi facciamo un giretto per. Certo, andiamo. Perché questa è casa tua. Ma sì, che cioè, questa è casa mia. Qui ci sta Pippo e là c'è sta la camera da letto tua. Che disteranno circa 40 metri. Dopo il drag è pulito. Questo è il futuro harem di Pippo. Sì, ok. Sì. Vedete ragazzi le future spose di Pippo che fanno colazione. Mi stavi dicendo Pippo è il più performante di tutti. Tira fuori quanti maialini a botta? 14, 15, 13, 12. Dipende in base anche ai pasticci. Sta in gran forma sta. Praticamente se qui in zona si sono mangiati una fetta di prosciutto ci stava lo zampino di Pippo. Sempre. C'è sta. Allora noi proseguiamo il giro, grazie mille. Niente, okay. Grazie a voi. Proseguiamo il giro col tuo figlio. Senz'altro. Va bene. Praticamente tu sei la rappresentazione di quello che noi cerchiamo. C'è un allevatore, un macellaio, che ha le bestie in casa e che poi le porta nella sua macelleria che sta a un minuto di auto da qua. Beh, io sono nato macellaio, cioè io nasco macellaio, sono la quarta generazione di macellaio della mia famiglia. Sì, ma te mette dei maiali dentro casa praticamente. Perché sono appassionato della macelleria. Ok. Ho detto volevo però avere un maiale standard, no. Quindi volevo, cioè tu volevi i tuoi maiali? Volevo i miei maiali, ho iniziato con un allevamento di cinta senese, ho rilevato un allevamento di cinta senese e poi dopo ho scoperto che comunque essendo fuori zona IGP, fuori la zona DOP, non si potevano vendere i prodotti cinta senese, quindi ho inserito il nero casertano. Okay. E adesso stiamo, in teoria dopo la terza genetica dovrebbe nascere il nero del Circeo. Scusa, tra la cinta senese e il nero casertano quale ti dà più soddisfazione? La cinta senese. Cinta senese. La cinta senese diciamolo è quello che ha la fascia bianca. C'ha la fascia bianca, è riconosciuto come cinta senese perché ha veramente tutto il carrese. Ok, e ti dà più soddisfazione. Sì, sì. Il nero casertano c'ha altre. C'ha altre peculiarità, altre caratteristiche, comunque sono due maiali e due razze antiche. Okay. E tra di loro si sposano bene, i prodotti che escono fuori sono d'altissima qualità perché poi la quantità di grasso che hanno è veramente importante, però non è un grasso che fa male, cioè fa male come tutti i grassi, però è un grasso che è ricco da omega 3 omega 6. Praticamente BMW e Mercedes, insomma. Bravissimo, poi vai a gusti. Poi vai a gusti. Ok, poi parliamo dell'eccellenza. Sì, eccellenza dei maiali. Però tu sei, mi dicevi, sei l'unico nel Lazio che ha l'autorizzazione per andare a prendere i cinghiali in foresta. Allo stato brado, vivi in foresta, a catturarli e portarli e allevarli. Li alleviamo quelli che sono piccoli, sì. Perché comunque quando uno fa un contratto d'appalto con i parchi, tu comunque prendi tutto, quindi i piccoli vengono in allevamento, i grandi vanno direttamente al macello e hanno tutta la lavorazione del maiale, cioè non vengono abbattuti. La differenza è sostanziale perché, come ti dicevo prima, quando tu abbatti un animale l'adrenalina che circola nel sangue va a finire nella carne e ti dà quel sapore forte di selvaggio, quindi pure sia al salume sia alla cottura ti dà sempre quel sapore. Tu invece li allevi in cattività? Vengono presi in cattività, però non vengono abbattuti, vengono catturati vivi, vengono prelevati, sì. Cioè vengono messe delle gabbie di cattura, sì. L'animale va dentro, si passa a ritirare l'animale trasbordato in cassa di legno, quindi benessere animale controllato, e va al mattatoio.
quando arriva alla macellazione dell'animale, e comunque tra virgolette farà una morte dignitosa. Da casa tua alla macelleria sono 3 minuti. 3 minuti. Noi ci trasferiamo, ragazzi, in una delle più belle macellerie nelle quali io sia mai entrato, e adesso la vedrete, perché c'ha un che di romantico e di artigianale che è una cosa meravigliosa. Io spero che sto video lo state guardando, ragazzi, a stomaco pieno, perché se disgraziatamente c'avete la panza vuota e c'avete fame, darete un mozzico al telefono. Tanto da casa de Avagliano alla macelleria sono 1 chilometro, te la fai a piedi, va bene? Io vado, ciao. Torno con lui, sì. Col maiale, col Pippo. Oh, siamo arrivati, eh? La prima cosa che salta all'occhio, uno sta dal centro di Sabaudia, due guardate un po' l'insegna, vecchia scuola, insegna proprio anni 70, quando addirittura i numeri di telefono per chiamare la macelleria non c'era nemmeno il prefisso. Lo vedi, 55254. Io, fossi il sindaco di Sabaudia, andrei da Avagliano e chiederei: Avaglia, non mi toglie quell'insegna che è storica, anzi te pago pure, basta che non la togli. Signori, questa è storia, 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 storia. Un'altra chicchetta che volevo farvi vedere, mi sono ammazzato dalle risate. Qui hanno proprio vinto. Gentili clienti, siete pregati di mantenere una distanza sociale di 1,5 metri, praticamente circa un cinghiale. Applauso. Bravo, va. Intanto Manuele è già arrivato. Tu entri e dici: non sto in Trentino? Non sto in Val d'Aosta? No, stai a Sabaudia. Una roba del genere, tutta legno, l'ho vista solo in Nord Italia. Ok, ogni tanto qualcosina in Umbria, ma così in basso di latitudine mai. Oh, se c'è sta qualcuno che c'ha una macelleria che è acchittata così, ce lo dica, magari lo venimo a trovare. Qui siamo circondati, ragazzi, purtroppo non ve lo posso far sentire, ma tu entri qua, c'hai una botta di odore di maiale che ti stende. 3 prodotti mi devi assaggiare, perché se sforiamo sopra i 3 prodotti usciamo con l'autoambulanza. Va bene? Preparamoci. Rimbocchiamoci le maniche. Tu chi saresti? Martina. Martina. Ci dai una mano? Certo. Okay. Sono venuto apposta. Tu lavori qua però, no? Certo. Ok, va bene. Martina ci dà una mano, va bene? Ce la fai? Io ce la vado. Vuoi una mano? Me la vuoi passare? Yuhu! Guardate che meraviglia, io non so, ragazzi, non so cosa sia, ma mi mette già il buon umore. Beh. Questa è la schiena, sì, di quei maiolini che hai visto prima. Questi sono i mesi incrociato con Nero Casertano. Comunque, ragazzi, ma vi rendete conto che storia vi sto a portare qui sul canale? Cioè, abbiamo un norcino che ha deciso di mettere praticamente dentro casa sua i maiali, e che poi a 1 chilometro da casa sua ve li vende. Ma beato chi viene qua a fare la spesa. Questa è tutta quanta la schiena con tutto il loro lardo. Sì. Viene messo sotto sale, sì. Però quando viene messo sotto sale, viene messo sotto sale anche con la codica. Pure che la codica assorbe meno il sale. Aromi naturali, spezie varie. Rosmarino, ginevra, viene levato dal sale, sì, sciacquato, sì, levata la codica, sì, e messo dentro delle vesciche di vitellone. Ah sì? Sì, queste sono. Vabbè, ma c'è sta di tutta la ricetta, poi te la frega, no? Non te la frega, sicuro? Perché la prima la faccio solo io. Ah sì? Okay. Le vesciche di vitellone, queste sono 3 cucite insieme, queste sono cucite a mano. Tiè, guarda qua, tiè, pare un pallone di cuoio, qua, cucite a mano davvero, veramente. Fresca. Guarda qua, c'è sta proprio la cucitura, vedi? Tiè. È cucita su 3 lati questa. È cucita su 3 lati. Perché se no non c'entrerebbe, il pezzo meglio, troppo grande. Meglio del pallone di cuoio dei mondiali praticamente. Oh, cucitura a mano. Questa c'ha 2 mesi. Sì. Ora tu me ne fai vedere una stagionata di quanto? Una stagionata di 6 mesi e una di un anno. Beh, vai, cominciamo, vai. Quindi lui è giovincello, 2 mesi, ancora deve stare 4 mesi appeso là. Almeno. Ma dopo, diciamo, dopo 6 mesi abbiamo questo qui e dopo un anno abbiamo questo qui. Lui. Subito, test, assaggio. Si fa così, Manuel? Si fa anche si così. Si fa anche così. Ti va la Nutella. Si è fatta, sì. Tiè. Mamma mia. La Nutella vince 10-0. Mortacci, quanto cazzo è buono. Mortacci, proviamo quest'altro. Proviamo quest'altro. Meglio il secondo. Se questo qua, tra sto gelato più lungo, si sente la differenza. Taglia le fette, dai, dai, dai. Madonna, ragazzi, questo è uno dei salumi più buoni che abbia mai assaggiato in vita mia. E pensate, non ha un nome. Cioè, io sogno una repubblica fondata sul maiale, comunque. Io sogno la repubblica. Cioè, Martì, tu assaggerai in continuazione? No. Cioè, godi insieme a noi, guarda. Ragazzi, è una roba fotonica. Il nome del suo salume? Il nome del suo salume ce l'abbiamo. Come c'hai? Nel senso, io la chiamo Sella. Sì, però ma Sella è banale. Sella è banalissimo e quindi tocca provarci.
Amici di Braciami Ancora, cioè vi rendete conto? Questo signore ha fatto sto salume che io non ho mai visto in giro per l'Italia. Magari qualcuno potrebbe dirci la sua. Non ha un nome, non ha un nome. Appello a tutti voi ragazzi, appello agli amanti del maiale. Tocca da un nome a sto salume. Ragazzi, fatevi avanti, ok? Quindi il salume strepitosamente buono, che non ha nome, al quale dobbiamo dare nome, lo abbiamo assaggiato. Ragazzi, vi ricordo sempre la mia massima: non è grasso, è sapore. Ovviamente, se mangiato con moderazione, potete avere esperienze gastronomiche libidinose, roba dell'altro mondo, ragazzi. Cercate questi artigiani in giro per le vostre città, perché è pieno di macellai come Emanuele che sanno fare il loro lavoro e lo sanno fare bene. Sta roba non si trova ovunque, si trova solo nelle eccellenze. Allora, casella, nome diciamo provvisorio, è andata. A che adesso, secondo step, ragazzi, di questa faticosissima avventura. Vogliamo che ci abbiamo qua? Un'altra roba, un altro oggetto misterioso. Un altro oggetto non identificato qua. Questa è coppa di testa di cinghiale. Coppa di testa di cinghiale. Con la testa di questo maiale qua, nero casertano incrociato centasenese. Hai fatto un mix? Sì. Sei un mix mixology del maiale praticamente. Sì, ok, ma no, mixology pork, vai. Anche questa cucita a mano. Sì. Guardate qui, c'ho le cuciture. Ma tu facevi il sarto nella vita precedente. L'aspetto assomiglia solo apparentemente alla coppa di maiale. Gli assomiglia però. Sì, cioè, no, se tu sì, non mi avessi detto. Se tu non mi avessi detto che era cinghiale, non l'avrei mai capito. Tra l'altro, quanto costa la coppa? Costa poco, no? Costa poco. Ah, raga, siccome questo è un periodo tendenzialmente di dove è aumentato tutto, c'è anche l'opzione: entriamo in macelleria, spendiamo poco e mangiamo di gran gusto, tipo coppa di cinghiale. Vai. Coppa di testa di cinghiale. Sa di fresco, capito? Sa di divertente. Una spremutina di succo d'arancio o di limone ed è la morte sua, 15 euro al chilo, voglia magna. Praticamente questa è una fuoriserie e questa è un'utilitaria. Prezzi diversi, però vi portano a destinazione tutte e due, ragazzi. Vanno molto in base alle circostanze, al vostro stato d'animo, a quanta disponibilità economica avete, ma questa è l'ennesima dimostrazione, lo dirò fino alla noia, che nelle macellerie quelle artigianali si magna bene e si riesce anche a spendere poco. Che meraviglia! Manca il terzo assaggio, io ce la farò, resisterò, e però volevo fare una piccola, aprire una bella parentesi. Emanuele fa parte della nazionale italiana dei macellai. Praticamente voi siete un team di macellai, girate il mondo, sfidate, non giocate a calcio, ragazzi, fanno sfide armate di coltello. È una gran figata perché avete un bel palmarès, siete stati campioni d'Europa, e girate il mondo. Divertente questa cosa, assolutamente, immagino. Sì, assolutamente sì. È una seconda famiglia più che altro adesso. Cioè siamo 16-20 persone quasi, con staff e tutto, e abbiamo fatto gli europei in Francia, a Clermont-Ferrand a novembre, campione d'Europa, e adesso andiamo a fare i mondiali a Sacramento a settembre. Questa cosa qua io ci tengo a dirla perché stiamo girando l'Italia per andare a trovare tutti i componenti di questa nazionale italiana macellai, che è una cosa fighissima. Dovete seguirli su Instagram perché raccontano tutto quello che fanno ed è bello, rappresenta un'eccellenza italiana. Cioè non se ne parla tanto, la gente non lo sa. Ci abbiamo, ragazzi, una nazionale, i macellai italiani sono tra i migliori del mondo, l'ennesima eccellenza italiana. Ma infatti poi tu entri, vedi una roba del genere, vedi chi c'è dietro, la filosofia, e dici: cazzo, questo è il posto, questo è il paese più bello del mondo. Tra l'altro, aperta parentesi, vinci il premio di tatuaggio più simpatico dell'anno, ok? Il guanciale io lo farei sposare con la pizza. Stiamo qua dentro, ci saranno 23 gradi. 23-24 gradi, la mia temperatura corporea è di 36 e il grasso già si scioglie, però ho tutte le dita untacchiose. Non te la sporco la telecamera. Dovrebbero mettere il cartello fuori, vietato ai minori, perché... Guarda che meraviglia, guarda l'effetto che fa sul dito. Che vuol dire questo effetto trasparenza? La stagionatura. Guarda che meraviglia. Quello c'ha un anno di stagionatura. Adesso ce lo fa vedere fresco. Vai al laboratorio. Come esce ce lo porta fresco. Questo è fresco quando l'hai fatto? Ieri praticamente. E fallo vedere stagionato? Così è stagionato dopo? Questo c'ha 7 mesi.
sette mesi, vogliamo pesarli, li mettiamo a confronto, vediamo quanto calo peso c'è. Assolutamente sì. Stagionatura vuol dire affinamento, vuol dire migliorare il prodotto, ma vuol dire pure andare incontro a una cospicua perdita di peso, eh? Ma se vuoi la roba buona la paghi, se no te ne vai a mangiare le sottilette della Lidl o al limite di Euronics in offerta. Euronics ovviamente non ce l'ha le sottilette, è una provocazione, no, che già mi immagino. Allora, peso fresco? 3,6 kg. Peso con 7 mesi di stagionatura? 2,3 kg. Hai perso 1,3 kg praticamente. 1,2 kg, 1,3 kg. Che in percentuale? 3 kg sono circa il 30 e il 40% di calo peso. E ancora non è arrivato. Arriverà un anno e perderà circa il 50%. Non so se mi spiego. Apriamo qui. Manuele, che qua va? Questo è il salame quello, classico? Sì, il classico, la corallina classica. Questo lo sai come si chiama? Le muffette? No, come si chiama? Muffe nobili. Muffe nobili, certo, ovvio, sì, giusto, muffe nobili. La cosa figa è l'asta di legno, guardate un po', che serve per non far incurvare la corallina. Ma ti visto... dico pure un'altra cosa. Dimmi. Quest'altro legno, questo è abete, non trattato, sì. Serve per la glorificazione dei batteri. Ah, quindi non è solo funzionale, non è solo a non farla incurvare, se no piavi una stecca del parquet e nonna pensa di quella. No, questo è abete non sì. Lavorato. Ma quante ne sai, oh? Porca miseria. Neppure la corallina è buona. Mortacci pure questa. Con la mattonella di grasso. Io da ragazzino sai che facevo? Facevo così, guarda. Facevo così. La sfilavo. E me la mangiavo così. Oh. Martina, praticamente, tu di che ti occupi qua? Allora, mi occupo di contabilità. Bene. Fai il quality check. Sì. Senti, ti occupi pure di organizzare spedizioni, perché adesso un sacco di gente vorrà assaggiare certo, i nostri prodotti. Certo. Come funziona la consegna a domicilio? Guarda, la consegna a domicilio si occupa sempre Emanuele. Benissimo. Ogni giovedì pomeriggio, visto che sta chiuso e non ha niente da fare. Pia parte va. Pia parte e consegna tutti i nostri prodotti a Roma. Quindi chi vuole i vostri prodotti che deve fare? Allora, bisogna contattarci o su Instagram, okay. Oppure abbiamo una mail list in cui noi mandiamo il giorno della consegna e loro ci contattano. Perfetto, oppure o Instagram o via mail i prodotti a Roma e qui intorno arrivano. Assolutamente sì. Beato chi sta da ste parti. In conclusione, io sono venuto a portare la vetrofania di Steakhouse e Macelleria d'Italia, perché ovviamente la macelleria di Emanuele sta dentro alla nostra... sta qua, eccola qui, la nostra meravigliosa guida. Quindi concludo ringraziando Emanuele per la bellissima esperienza. Vi è qua, vi è qua. E dobbiamo affiggere la vetrofania. Ti dichiaro ufficialmente patrimonio di Braciami Ancora. Ragazzi, venite qui e non ve ne pentirete. Grazie Emanuele, grazie mille, buon lavoro, in bocca al lupo. E il nostro tour alla ricerca delle storie saporite prosegue. Sono felicissimo di avervi raccontato questa storia. Mi rendo conto di vivere in uno dei paesi più belli del mondo, mi rendo conto di essere una persona estremamente fortunata, perché in piccole città come queste si ha la possibilità di trovare grandi artigiani che ti regalano grandi sapori e prodotti mostruosamente buoni. Ragazzi, alla prossima, un abbraccio e che la brace sia con voi. Ciao!